Amici, vi va di giocare al pazzo mimo? Cos'è il pazzo mimo? Dimmelo! In questo gioco si formano due gruppi. Una persona fa un gesto mostrando qualcosa o mi manda il nome di un film al suo gruppo. Gli altri partecipanti devono scoprire cosa sta gesticolando. Mi piace giocare al pazzo mimo! Al ladro! Al ladro! Prendetelo! Fermatelo! La mia borsa! Guarda quel ladro! Prendilo! Ha rubato la borsa di mia madre! Ehi, tu fermo! Dove intendi scappare? Sei molto lento, ti acciufferò! Come può essere? È più veloce della mia moto! Qualcosa non va! Aiuto! Aiuto! Non ti prego! Sto cadendo! Aiutami! Ti ho salvato! Per questa volta ti lascerò andare! Promettimi che non ruberai mai più! Non lo farò! Ma tu chi sei? Sono l'amico dei buoni e il nemico dei cattivi! Io sono Vir, o Robot Boy! Grazie, Vir! Come sei riuscito a recuperare la mia preziosa borsa? Non ho fatto nulla! La borsa gli è caduta dalla mano e quindi l'ho presa! Bravo, Vir! Hai fatto un buon lavoro! Bravo! Ciao! Dov'è mio nipote Gintu? Non lo so! Aspetta, lo chiamerò subito! Tanta da din din, tanta da din din! Gintu il genio è qui solo per te! È da tanto tempo! Sono passati secoli che non ti vedo, caro nipote mio! Ciao nonno, che ci fai qui? Gintu, Gintu! La strega Jin è evasa dal carcere! Forse ti ricorderai di lei. Grazie a te, tempo fa è stata arrestata. È una fattucchiera molto pericolosa. Si vuole vendicare. Sono certo che verrà a cercarti. Sì, mi ricordo. Era evasa. Si nascose dentro il pozzo dove stavo giocando, vicino alla fattoria. Aveva un aspetto terrificante. Fu catturata dalle guardie magiche. Continuava a dire che si sarebbe vendicata, che sarebbe tornata per prendere i miei poteri magici. Gintu, hai fatto la spia. La maledizione ti porta via. Una decade passerà e la vendetta si compirà. Gintu, la strega evasa dalla prigione e ti cercherà. Magari non sa che vivi sul pianeta Terra, ma stai molto attento, nipote mio. È una strega potente! Qui non sei al sicuro! Nonno genio, non puoi portarlo con te nel mondo magico? È più pericoloso se lui viene con me. Il primo posto dove lo cercherà sarà il mondo dei geni. Gintu, prendi questo cerchio magico. Se dovessi incontrarla, scaglialo contro di lei. Va bene, nonno. Gintu, perché sei così spaventato? È molto pericolosa, ho troppa paura di lei. Non devi essere spaventato, stai tranquillo. Corri, c'è una strega in cielo. Aiuto. Gintu, il mio genio preferito! Come stai? Gli anni passati in prigione hanno indebolito i miei poteri magici. Ho deciso di prendere i tuoi, mio giovanotto. Il mio potere non avrà limiti. Spero che tu non ti dispiaccia, piccolo genietto. Chi abbiamo qui? Un amico speciale di Gintu, eh? No, non sono amico di Gintu. Il nemico del mio nemico è un mio amico. Da oggi sei il mio amico. Dimmi, dov'è il piccolo Gintu, eh?
Oppure posso fare di te la mia cena con dei meravigliosi piatti a base di carne di asino. Asino al marsala, asino tikka, asino tandoori, asino con l'insalata. No, Amir! Aiuto, Amir! Mi piacciono le bambine, riesco a catturare la loro essenza per aumentare i miei poteri. Catturato Jin, tu toccherà anche a voi la stessa sorte. Ci vediamo. Sei così spaventato? Per quale motivo non hai usato la tua formula magica per sparire? Ho troppo paura di lei! La mia mente si svuota! Non riesco a ricordare nulla! È il cerchio magico! Non dovresti più preoccuparti! Quest'arma la incatenerà per sempre! Quando ho paura, la mia voce svanisce! È stato sempre così! Ditemi, come faccio a difendermi? Se non riesco a invocare la mia magia, può arrivare in qualsiasi momento e prendere tutti i miei poteri! Diventerà imbattibile! È meglio che mi nascondi da qualche parte! Ho troppo paura! Beer, dov'è Gintu? Ho preparato delle cose buone per lui. Io non so dove sia Dadagi. È un tuo amico e prima era lì con te. Chiamalo. Perché insiste a chiamare Gintu? È molto strano. Di solito cucina per tutti noi. Ha un atteggiamento diverso dal solito. C'è sotto qualcosa. Ne sono sicuro. Dadagi, apparecchia pure la tavola. Stai tranquillo. Chiamerò subito Gintu. Pronto, Dadagi? Dimmi, dove sei? Sto comprando delle verdure. Hai bisogno? Niente d'urgente. Semplicemente controllavo. Imli, la persona in casa non è Dadagi, ma la strega Jin. Porta via da qui Gintu. Andiamo, Gintu, forza, muoviti! No, no, non mi muovo da qui, ho paura! Gintu, vieni con me! Gintu! Sei mio! Gintu, Agadam, Bagadam, forza, ripeti la formula e sparisci! Agadam! Bagdam alam palam dun 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 dam dun dam. Gintu, per quanto tempo dobbiamo andare avanti così? Usa il tuo incantesimo! Sii forte! Sii positivo! Pensa positivo! Continua a ripetertelo e noterai la differenza! Sono forte e positivo! Vì, cosa state facendo, ragazzi? Penso che non sia il signor Chada, ma quella strega malefica di Jin. Gintu, utilizza un po' di magia. La strega Jin si sta avvicinando. Agdam, bagdam, allafalam, bakadam, tikadam, dun, dun, dam. Cosa mi sta succedendo? Tante cose a casa mia non succedono. Aiuto, moglie mia! Aiuto, aiuto! È il vero signor Chada. Annulla la magia, muoviti! Oh, che meraviglia! Arriva un mio simile! Ehi, dolcezza! Come ti chiami? Danji è il mio nome. Dai, vieni a giocare. Dimmi, a che cosa giochiamo? Io sono un'ottima cuoca. Cucino asino al marsala, asino tikka, asino tandoori, asino con l'insalata. Dimmi, vuoi venire a cena con me? Questa è la strega Jin! Scappate! Gintu! Eccoti, amico mio! Gintu, tutto il tuo potere sarà mio per sempre. Risucchiando i tuoi poteri diventerò ancora più forte. Nessuno potrà catturarmi, la mia forza sarà devastante. Immensa! Gintu, usa l'incantesimo! Sei coraggioso e forte! Abbi fiducia in te stesso! Non arrenderti! Non mollare mai, ricordalo! Gintu, lotta! Non mollare! Gintu! Il tuo potere sta svanendo per sempre! Fai qualcosa! Gintu! Ferma il suo potere! Non ti permetterò mai di vincere! Ah!
No, no, i miei poteri, fermati! Restituiscimi i poteri! Hai mai sentito parlare del grande mago Giulbul? Oggi ti mostrerò il potere di un grande asino! Assaggia la mia magia, strega! Restituisci i miei poteri oppure io ti annienterò! È tutto qui? Adesso ti mostrerò la potenza di un vero asino! Wow, Giulbul! Vedi, Gintù, devi imitarlo! Da ora in poi usa il tuo potere e combatti! Devi essere un eroe, proprio come il Giulbul! Giulbul, sei molto coraggioso! Ora combatterò! Recita la formula magica! Agdam, agdam, gadam, tikadam, halam, falam, dum, dum, dam! Restituiscimi il mio potere e una sfera apparirà nella tua zampa! Così affronterò quella brutta strega! Per prima cosa andiamo a casa, poi ci penseremo! Vir, dove siete stati? Dadaji, la strega ha preso le tue sembianze e voleva catturare Gintù per rubare tutti i suoi poteri. Wow. Combattere? Mi ha messo fame! Queste carote sono una vera bontà! Questa vita da genio è una pacchia! Posso ottenere ciò che voglio! Giulbul, smettila di mangiare! Non metterti in mostra e ascoltami! La strega tornerà sotto mentite spoglie! Sii vigile e fai molta attenzione, è molto furba! Lei non deve capire che tu l'hai riconosciuta! Dobbiamo catturarla il prima possibile e far restituire i poteri a Gintù! Dimmi, Vir, hai in mente un piano? Come possiamo aiutarti? Giulbul riuscirà a controllare i poteri! Sì, Dadaji, posso fare ogni cosa! Esco, vado e controllo! Ci vediamo! Ehi, asino, togliti di mezzo! Desideri un asino? Aiuto! Aiuto! Questo asino da dove è venuto? Giulbul, annulla la magia! Anche tu ti comporti come Gintù! Annulla la magia e restituisci i poteri a Gintù! Muoviti! Vuoi che restituisca il potere così che la strega G torni ad essere potente? Non sono un asino stupido! Ho capito che in realtà tu sei la strega Gin! Ciao, streghetta! Dove scappi, piccola strega Gin? Ho tanta paura dei topi, aiuto! Non ti preoccupare, ci penserò io a lui! Giulbul, sono io, sono Vir! Aiutami, Giulbul! Aiuto, Giulbul! Vir, grazie per averlo preso! Ho trasformato la strega Gin in un topo! Farò apparire una trappola e la metteremo in gabbia! Accato, baccato, bambì! Vir, la tua voce adesso sarà la... Sono io il vero Vir! Ascoltatemi, lei è la strega Gin! Hai fatto un ottimo lavoro, Giulbul! Sei stato bravissimo! Muoviti, restituisci il tù potere magico a Gintù! Gintù prenderà questo topo e lo lascerà andare, mentre la strega Gin rimarrà in gabbia! Cos'è questa fretta, Vir? Siamo una famiglia! Dici sempre che i poteri o sono miei o di Gintù non fanno differenza! Resta tutto in famiglia, l'hai detto tu! Ti ricordi? Giulbul, non è esatto! I poteri vanno consegnati al legittimo proprietario! Forza, restituisci i poteri a Gintù! Non volete vedermi felice? Perché sono nato senza avere la magia? Perché non posso averla per un po' di tempo, eh? Perché? Dimmi, per quanto tempo? Diciamo almeno 25 anni, eh? Giulbul, non essere un asino avido! Sei un asino molto gentile! Aiuti sempre gli altri!
Non faresti del male a nessuno. Muoviti, ridai il potere a Gintù. Non vuoi vedermi felice, vero? Va bene, restituirò tutti i poteri. Guarda la strega Gin come si agita tutta. Volevi trasformarmi in una strega come te? Ti piace la tua gabbia, brutta strega? Che strano, questo topo si muove come un essere umano. Gesticola molto bene. Ho il dubbio che siamo stati ingannati. In realtà questo topo è Vir. Invece il falso Vir è la perfida strega Gin. Sì, tutto torna. Il mio ragionamento è esatto. Siamo tutti in pericolo. Dai, Jul'Bul, adesso basta. Restituisci i poteri a Gintù, muoviti. Ok. Vorrei tenerli ancora per qualche giorno. Agadab, bagadab, falà. Dimmi, tu sei Vir? Ikadam, Ikadam, Dum, Dum, Dum. Scappiamo! Vir! Il topo eri tu! Scusami, ho sbagliato, Vir! Strega Gin! La nostra battaglia inizia adesso! Non mi batterai! Vuoi i poteri di Gin tu? Allora affrontami! Chi sono quei due? Guardate la sorella in cielo! Vir, non puoi vincere contro di me. Prima ti distruggerò, poi sarà il turno di Gintù. Vediamo chi vince questa lotta! Akad, Bakad, Bambi, Jadu, Kabalazir! Adesso tocca a me! La mia magia! Akad Bakad Bambi! Poteri, non lasciatemi più! Perché mi maltratti in questo modo? Sono la tua scopa preferita! Non capisco come ho fatto! Non volevo maltrattarti! Vir, ti schiaccerò come se tu fossi una zanzara! Ok, mi trasformerò in una zanzara! Lasciami in pace, liberami! Puoi andare in prigione! Ora tu tornerai in prigione! Gintù, usa il tuo potere e riportala nel mondo magico dei geni. Grazie, Vir.
Andiamo, strega Jean! Una bella prigione ti aspetta! Sì! Ehi, dov'è Chulbul? Cosa succede, Chulbul? Voglio continuare ad essere un genio ancora per un giorno! Ha 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 ha!